36 minuti in questo istante. Siamo qui su Milano News con Good Morning Milano, una nuova puntata. Così, per parlare oggi di un tema abbastanza importante e con una persona che siamo ben contenti di ritrovare dopo anni qui nei nostri studi, è il primo assessore, diciamo, che ci viene a incontrare per questo 2018. Poi dai, diciamo che iniziamo bene il secondo mese dell'anno, lo facciamo in compagnia dell'assessore alle politiche sociali, diritti e tanto altro. Poi gli chiederemo tutto bene, perché sono, a questi assessori hanno dei nomi lunghissimi. Assessore appunto al Comune di Milano, Pierfrancesco Maiorino, buongiorno assessore. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Ho detto giusto, politiche sociali? Salute e diritti. Salute e diritti, sì, ok. Sì. Insomma, ogni volta fate di tutto per incasinarci con questi nomi, sì, cambiandoli. Sto cercando di mettere su Facebook che sono qua da voi, è per questo che mi vedete. Non c'è problema, siamo okay. Tutti figli dello smanettamento su Facebook oramai, okay. Quindi ci mancherebbe. Noi siamo contenti appunto di avere qui l'assessore Maiorino perché insomma i temi sono tanti, i temi sono importanti, spesso poi ne parliamo anche quando parliamo ad esempio di periferie, vediamo sempre che insomma il diritto, il sociale, la salute delle persone è sempre fondamentale per poi vivere in una città migliore, che insomma speriamo sempre che sia quella di Milano tutti i giorni. Qualche settimana fa, notizia proprio di qualche settimana fa, che insomma un boom di richieste per il reddito di inclusione. Che insomma è una notizia che dice, molto probabilmente avete trovato lo strumento giusto e adatto, è però allarmante vedere quante persone hanno fatto richiesta di reddito di inclusione. Sì, noi in poche settimane abbiamo raggiunto più di 6.200 richieste, 6.300, adesso ovviamente sono diventate anche qualcosa di più, e rispetto a quella che è una misura strutturale di sostegno al reddito, la prima nella storia d'Italia. Si è detto tante volte che l'Italia non faceva nulla, ed era vero quando lo si diceva, e per le persone più povere in difficoltà. Mi ricordo che ne avevo parlato anche qui da voi tanto tempo fa. Il governo si era finalmente messo in moto e dallo scorso dicembre è entrato in campo il reddito di inclusione, che è un contributo mensile, è un contributo mensile che possono percepire le persone sotto 6.000 euro ISEE, con priorità per i nuclei familiari con figli e minori, e che viene recepito dalle famiglie che devono, dai cittadini che devono sottoscrivere poi una sorta di patto, diciamola così. È un patto attraverso il quale l'istituzione, lo Stato con l'INPS e il Comune ti dicono: va bene, ti do una mano in cambio, però tu ti dai una mano a te stesso. Perché l'idea è quella che assieme all'erogazione monetaria, cioè il contributo mensile economico, okay, che varia sui 400-500 euro a seconda, diciamo, di tipologie e condizioni, vi sia anche la necessità di andare a guardare un po' di più nelle proprie capacità di farsi un curriculum, di ricercare il lavoro, di partecipare a percorsi formativi, proprio perché l'idea giusta, io credo, del governo, dello Stato, e lo credo anche perché i comuni per tanti anni l'hanno richiesta questa misura, è quella non solo di dare una mano in termini economici, ma di cercare di far sì che dopo un po' di tempo la persona che recepisce questo aiuto possa farcela da solo, possa cavarsela da solo. E quindi siamo partiti. È un meccanismo un po' complesso perché le domande si raccolgono nei CAF, okay, che sono convenzionati col comune, che si trovano sul sito comune.milano.it, e le domande poi vengono verificate dall'INPS a livello centrale. L'erogazione monetaria avviene dopo che INPS ha deciso chi può beneficiare, chi sta, diciamo, nei parametri, e i servizi sociali devono attivare questi percorsi paralleli. E poi la notizia di oggi è che i primi pagamenti sono partiti, stanno partendo a livello nazionale, pagamenti, è una cosa utile. E ci vorranno un po' di mesi perché insomma l'INPS è anche un bel bestione a livello statale. Mettere insieme Stato, INPS e Comune e è una bella sfida, però è una cosa urgentissima. Ecco, io la vedo come la porta che si apre, non la soluzione ai problemi della povertà, ma la porta che si apre per dare una mano. E come dicevi tu, in questa migliaia di domande vi è
il fatto positivo di aver azzeccato evidentemente lo strumento, perché evidentemente è utile, altrimenti nessuno vi avrebbe fatto richiesta. Dall'altra però c'è il racconto di una situazione, che è quella che è sotto gli occhi di tutti, di difficoltà economica, di ferite sociali aperte, rispetto a cui lo Stato italiano per tanto tempo si è girato dall'altra parte, ora interviene. È chiaro che intervenendo solo adesso, non è una colpa di quelli che sono intervenuti, per fortuna diciamo Gentiloni ha dato un'accelerazione al tutto, però si scontano i ritardi del passato. In altre parole, ci sono tantissime persone che riceveranno il beneficio e che all'inizio non riusciranno a rimettersi in moto e saranno comunque in situazione di difficoltà, ce ne saranno altre che rimarranno fuori perché il finanziamento statale generale non è ancora sufficiente rispetto a coprire la platea, diciamo, delle persone in difficoltà. Da luglio 2018, per fortuna, diventa universale, cioè si elimina questa cosa, diciamo, della priorità per i nuclei che hanno figli con minori, ma da luglio 2018 diventa per tutti. E quindi bisognerà continuare, chi non avrà avuto il pagamento dovrà rifare la domanda, insistere, capire perché non l'ha avuto, quali sono i problemi che l'hanno tenuto fuori, ma crederci, perché comunque vengono messi su questa misura diversi miliardi di euro negli anni. In un paese in cui si chiacchiera tanto, poi siamo in campagna elettorale, quindi qua ognuno parla infatti, di tutto. Infatti devo dire che questa cosa del reddito ormai è diventata cosa vera, poi questa cosa del reddito è diventata una cosa bipartisan, tripartisan anche ormai. Ah, sì. No? Diciamo che bisogna dire, i 5 Stelle l'hanno fatto fin da subito, no? Il famoso reddito di cittadinanza, certo. Loro portavano avanti. Adesso anche la destra si è inventata il reddito di, l'hanno chiamato di presenza. Insomma, comunque c'è anche da quella parte, in realtà l'unica al momento però vera e propria situazione è questa qui che mi stava raccontando lei, assessore, giusto? Sì, devo dire che a me da assessore alle politiche sociali fa comunque piacere vedere che finalmente c'è una concorrenza tra le diverse forze politiche su questo tema, perché vuol dire che in ogni caso si farà qualcosa. Ok. Il problema era quando di poveri e povertà non parlava nessuno e quindi finalmente c'è, lo vedo come un fatto positivo, non come un fatto negativo. E, certo, poi bisogna essere conseguenti, bisogna essere in assoluto in politica, in campagna elettorale. Bisogna essere conseguenti, nel senso che se annunci che dai il reddito di cittadinanza e poi vai al governo, beh, ti voglio vederlo fare, allora mi devi spiegare dove prendi i soldi. La cosa utile, diciamo, di questa del reddito di inclusione di Gentiloni è che alla fine sono soldi veri che ci sono e ci saranno, nel senso che sono nei bilanci, si è messa in moto una macchina. E credetemi, in questo caso non lo dico per una questione di parte, lo dico, cioè non lo dico perché sono del PD, eccetera, perché ripeto, non mi va di sputare sulle proposte del Movimento 5 Stelle o di Berlusconi. L'importante è che di questi temi si ragioni concretamente. Torniamo però a parlare un attimo di Milano, della città di Milano. Qual è lo scenario al momento, appunto, di questo divario sociale di cui ci parlava poco fa? A Milano qual è la situazione, anche con numeri alla mano, diciamo? Beh, Milano è una città che sta vivendo un momento straordinario, lo dicono tutti, no? Crescita, tante iniziative, aumenta sul piano del prodotto interno lordo. È una città quindi che ha ripreso a galoppare, tant'è che si dice avremmo bisogno di un paese alla velocità di Milano. Però insieme a questo, lo ricorda molto bene, io credo giustamente anche il sindaco proprio in questo periodo, c'è tanta gente che affatica, che sta male e che è in difficoltà. E non bisogna mai farsi incantare da un racconto della città e del momento della città come se andasse tutto bene, perché non è così, ci sono anche tante persone in difficoltà. E io credo che si deve andare avanti nella direzione ostinata sulla quale stiamo scommettendo. Noi stiamo investendo parecchi milioni di euro nella lotta alla povertà. Milano, secondo i dati dell'Istituto della Ricerca Sociale, è il comune d'Italia, pensate, che mette più risorse in azioni di sostegno al reddito, di lotta alla grave emarginazione, di contrasto alla povertà. Ovviamente non basta quello che si fa e quindi bisogna andare avanti in questa direzione. Poi certo, è veramente una città che vive dei contrasti molto importanti. Io ho finito ad esempio ieri alle 11 di sera, sono tornato a casa verso le 11 di sera qualche minuto prima perché ero in giro con le unità mobili
perché ad esempio abbiamo il problema dei senza tetto. Noi abbiamo più che raddoppiato i posti per i senza tetto in 5 anni, però ce ne sono tanti che, nonostante le proposte che noi gli facciamo di andare nei centri d'accoglienza, preferiscono rimanere per strada. E secondo me questa cosa è una descrizione delle potenzialità e delle difficoltà che abbiamo. Da una parte c'è una città che si dà molto da fare per gli altri, il comune, ma penso poi le associazioni, il volontariato, la chiesa, tutti assieme come una grande squadra. Dall'altra non riesci sempre a essere efficace verso chi vuoi aiutare. E bisogna dirselo con molta tranquillità e onestà. E bisogna però andare avanti e insistere, cioè non pensare che questo tema dell'aiuto alle persone in difficoltà sia un problema che riguardi il prete. Il bravo o l'assessore illuminato di turno, il volontario della Croce Rossa o dei City Angels. È una questione che deve riguardare tutta la città, perché la città deve crescere insieme, non può aumentare il divario tra chi ha opportunità e fa anche crea lavoro, fa affari anche a Milano e per fortuna c'è, e chi è in difficoltà. Come ricordava lei poco fa, siamo in piena campagna elettorale e insomma i toni si stanno alzando sicuramente giorno dopo giorno. Toni che però insomma sono sempre stati molto alti, molto ben accesi sui temi, ad esempio, dell'immigrazione, dei clandestini, dei profughi. Milano, insomma, è una città che ha vissuto un momento davvero di forte impatto con il problema dei profughi lo scorso anno. La situazione al momento com'è? Come viene gestita e qual è la situazione al momento? Abbiamo sicuramente superato il momento di maggiore difficoltà. Milano ha fatto un lavoro straordinario, grazie proprio a quella squadra Di cui unica parlava? di cui parlavo, quindi non solo certo il comune, ma tantissimi milanesi che si sono dati da fare. Abbiamo accolto 127.000 persone in 4 anni che hanno trovato un tetto nella nostra città, che sono passate spessissimo dalla nostra città per andare poi altrove. Adesso la situazione è meno difficile dei giorni in cui c'era, non so, la stazione centrale piena di Ricordiamo. persone da smistare, però comunque siamo di fronte a un tema enorme, che è un tema che poi non passa mai, Ecco, con ma un tema cui poi soprattutto che avremo, mi viene a dire, poi va a dovremo fare i colpire conti. anche altre situazioni, nel senso della, ad esempio, la sicurezza percepita che passa attraverso questo tema, su cui poi quanto abbia a che Sì. fare in realtà poi bisognerebbe stare veramente a vedere. Come possiamo fare per far capire ai cittadini, perché è questo che voglio capire dalle istituzioni, se il problema è passato, se si riesce a gestire, e quello che sembra appunto è così, come possiamo però far capire ai cittadini che appunto non c'è più un pericolo, che forse anzi non c'era neanche mai stato, e che bisogna veramente andare a scoprire meglio queste situazioni per capirle? Ma io credo che si deve fare un discorso di verità con molta, diciamo anche in questo caso, onestà, senza far finta che non ci siano problemi, perché i problemi ci sono, e dicendo però la verità. Ad esempio, a me colpisce il fatto, visto che Salvini ieri ha detto la sinistra le mani sporche di sangue, mettendo in relazione la sinistra e diciamo chi vuole accogliere, no? Chi non si gira dall'altra parte nell'accoglienza, con il terrificante episodio che ha visto che avrebbe visto, diciamo, un nigeriano, mi pare, compiere quel terrificante episodio verso, diciamo, quell'omicidio pazzesco di quella ragazza. E mi colpisce il fatto che alcuni si accorgono di questi delitti solo quando i delinquenti, che devono pagare, pagare durissimo, evidentemente, hanno la pelle nera. Siamo in un periodo purtroppo in cui ci sono stati tanti episodi di cronaca nera pazzesca, ma che avevano come protagonisti Altri colori. i bianchi o gli italiani. E secondo me bisogna essere duri con tutti, cioè ci vuole molto rigore e molta durezza. La sicurezza è uno sacrosanto, è un tema enorme da affrontare, e non mi sono anche diminuiti gli omicidi in questo periodo, in questa Diciamo, fase storica, però per me non basta dire questo, cioè non sono di quelli che dice vabbè, ma tanto guardate, gli omicidi sono diminuiti, perché comunque c'è bisogno di aumentare il presidio. Ad esempio, stiamo facendo un bel lavoro di ripresa dei vigili di quartiere nel territorio milanese, secondo me quella è una strada importante. Dall'altra, attenzione a legarla all'immigrazione, perché l'immigrazione non è una cosa unica. L'immigrazione, ci sono 262.000 persone che vivono nella nostra città,
regolarmente di origine straniera, che poi sono quelle che lavorano, che lavorano nelle pizzerie, nei cantieri. Le badanti, le badante. tate, o anche, non so, il violinista della Scala o qualche ingegnere, o tanti commercianti, e questi sono delinquenti? Cioè, attenzione, il problema è che il delinquente è un singolo, è una persona, e quello va beccato e represso in maniera molto dura, al di là della pelle che ha. Appunto, il tema comunque del razzismo e dell'antirazzismo è un tema molto acceso in questo momento, a livello mondiale, mi viene da dire, insomma, quello che Certo. vediamo arrivare dagli Stati Uniti, spesso e volentieri, le dichiarazioni di un presidente come Trump, insomma, lasciano veramente a volte un po' allibiti. Voi lo scorso 20 maggio, dico voi, nel senso che lei e tutta appunto forse quella squadra di cui parlava prima, avete provato a fare qualcosa. Io vi porto anche però l'accusa, diciamo, di chi sta dall'altra parte e dice: ecco, però date sempre la precedenza poi al nero, allo straniero, li volete tutti qua a casa nostra, serviva fare una manifestazione per dire venite tutti qua. Questo, no? Molti chiedono. Beh, è una balla pazzesca, no? Ok. Questa, che è stata detta, pronunciata, verrà pronunciata ancora, evidentemente, perché ci sono alcuni che cercano di utilizzare la sofferenza sociale degli italiani poveri per metterla in contrapposizione all'immigrazione. A parte che spesso quelli che fanno questa cosa, usano i poveri italiani solo quando c'è da parlare male di immigrati. Poi non li vedi mai quando c'è proprio invece di occuparsi concretamente dei poveri. Ma al di là di questo, quello che abbiamo fatto lo scorso 20 maggio, che rifaremo nel maggio prossimo con tante iniziative, non è dire venite tutti qua, che invadete le nostre case. Questa è una caricatura stupida e offensiva verso le 100.000 persone, non poche, che hanno sfilato quel giorno o che si danno da fare ogni giorno su un altro tema, che è quello di dire il colore della pelle non può essere il pretesto per costruire muri tra di noi. Si tratta di persone, non di, non so, polvere da mettere sotto il tappeto, o da nascondere o da reprimere. Donne e uomini. Ci sono i delinquenti, ma non c'è dubbio, figuriamoci. E su questo dobbiamo capire, non capire, dobbiamo lavorare tutti quanti per garantire più legalità e più sicurezza, ripeto, sia di fronte al delinquente dalla pelle nera che di fronte al delinquente dalla pelle bianca, senza strani sconti da una parte o sottovalutazioni. Però quello che noi crediamo è che questa città è forte se è una città che guarda al mondo. E guardare al mondo non vuol dire solo accogliere, come avverrà ad esempio ad aprile, come ogni aprile, tantissimi cittadini da tutte le città del mondo per il Salone del Mobile, no? Come succede, ed è bellissimo che accada, guardare il mondo vuol dire occuparsi anche di chi scappa da una guerra e cerca protezione da noi, o di chi da noi cerca semplicemente lavoro e un futuro positivo per sé e per la propria famiglia. Ripeto, Milano è la città italiana che mette più soldi secondo i dati degli istituti della ricerca sociale, quindi non secondo le chiacchiere da campagna elettorale, mette più soldi per aiutare le persone in difficoltà, per aiutare i propri concittadini in difficoltà, i propri cittadini in difficoltà. Quindi non credo che un'amministrazione comunale, non so, leghista, possa dire di fare quello che facciamo noi sul terreno del sostegno alle persone in difficoltà. Non mi risulta. Sempre appunto parlando delle cose fatte, ormai è un anno e mezzo che siete al governo di questa città, beh, Più 5 anni nel suo precedenti. caso abbiamo anche 5 anni Sì. precedenti, prima di tutto, ecco, come va con questo nuovo sindaco? Comunque è stato un cambio niente male per voi, cioè abituati a un Giuliano Pisapia che è un certo tipo di politico quasi, no? Ormai navigato, e invece insomma questo Sala, l'uomo che sembra che qualsiasi cosa tocchi poi riesca a fare. È stato un certo momento, insomma, che doveva salvare la città lui con Expo, è riuscito a fare il miracolo. Com'è lavorare con un manager proprio come Giuseppe Sala? Ah, è bello perché è un bravo caposquadra, molto serio, molto attento, molto esigente, giustamente. È Ricordiamo tosto. che insomma all'inizio
Maiorino si è proposto stavo dicendo per me è anche una cosa molto particolare, perché io l'ho sfidato alle primarie, però in fondo in quella sfida poi credo che sia nato anche un rapporto di grande rispetto reciproco, ci si è conosciuti molto ed è per me davvero un fatto, diciamo, un motivo d'orgoglio poter dire di far parte della sua squadra. E credo che nella sfida delle primarie e più in generale nella campagna elettorale che si è fatta nel 2016 abbiamo poi messo tutti quanti qualcosa di nostro, e tra l'altro abbiamo costituito, in quel momento non lo sapevamo, ma abbiamo costituito a livello nazionale qualcosa di molto unico, perché qua c'è un centro-sinistra che è ampio, c'ha la sinistra, percorsi civici, persone quindi dalle storie molto diverse, manager o persone che fanno politica fin da ragazzetti come me, e senza conflitti. Cioè, la cosa importante è che noi andiamo avanti molto uniti, addirittura appunto quello che ha sfidato alle primarie può parlare così del proprio sindaco, e diciamo tra l'altro insomma c'è un bel rapporto da parte di tutti e tra tutti. Non lo dico per descrivere un quadro idilliaco sulla città, perché io credo che Milano ha tanti problemi e su alcune cose dobbiamo essere ancora più tosti, ancora più capaci. Ad esempio la riqualificazione dei quartieri periferici, stiamo facendo tantissime cose. Stavo per chiedere proprio questo, martedì abbiamo una puntata dedicata alle periferie e sono insomma, anni che ci sono promesse, sentiamo racconti, non... Con Beppe, con Sala, abbiamo fatto l'investimento dal punto di vista proprio quantitativo. Beh, sarebbe da chiamarlo Beppe, allora siete proprio amici. Allora. Sì, beh, ma dai, sì, beh, poi un bravo caposquadra, purtroppo interista, no, parliamo come di... alcuni di voi, ma questo è... Come alcuni che ci seguono in questo come momento. Come alcuni che vi seguono, ma questo è un problema vostro. No, dicevo che è un bravo caposquadra. Ha messo l'investimento sul piano della riqualificazione delle periferie più importante della storia di questa città. E credo un investimento economico, ma mi viene da dire anche di attenzioni. Abbiamo con lui dedicato anche una squadra, tra l'altro interna, sembra una questione burocratica, non lo è, di dirigenti, funzionari, dipendenti che si stanno occupando solo di questo. Adesso dobbiamo rendere più visibili i frutti di questo lavoro e progressivamente so che lo faremo in questi mesi, vuol dire in questi anni si vedrà tutto questo lavoro dietro le quinte sulle periferie che prima secondo me non si era mai fatto. Ecco appunto quello che prima, siamo quasi in chiusura, quello che prima della chiusura volevo chiederle appunto è questo. Allora appunto un anno e mezzo è passato, adesso abbiamo ancora un paio d'anni davanti, ancora da fare, belli pieni, abbiamo tre e mezzo anzi belli pieni da fare. Che cosa vuole riuscire a fare entro la fine del mandato, che proprio dice questo è quello che voglio fare entro la fine del mandato? Ma io ho due cose molto piccole che sono molto però importanti, ecco, per me, che voglio raccontare brevemente. Noi stiamo riqualificando da tantissimo tempo due centri disabili, uno in via Anfossi, uno in via Cilea, quindi in due punti molto diversi della città, per ragazzi con disabilità. I cantieri, vicende sfortunate, perché prima c'è stata una ditta è fallita, poi è stato sbagliato un progetto, poi abbiamo mortificato famiglie che stanno aspettando queste nuove strutture molto belle che apriremo nei prossimi mesi, e quella per me è il primo traguardo. Finché non vedo questi due centri disabili aperti io non sono sereno innanzitutto con me stesso. E poi dopo, diciamo dal punto di vista invece delle grandi sfide, è chiaro che questo tema della povertà, del sostegno al reddito delle persone in difficoltà è la questione principale, non c'è dubbio. Chi fa l'assessore alle politiche sociali non deve dormire la notte, se, diciamo, in pace finché non trova dei risultati. Io ogni tanto dormo in pace, in altri casi no, perché bisogna veramente fare e lo dico non a me in questo caso, a tutti, della lotta alla povertà l'ossessione di questo paese. Allora torniamo a un periodo in cui secondo me non ha dormito molto quelle notti, quando c'è stato il bando sulla moschea, sugli spazi con la moschea a Milano. Mi sa che in quel periodo non ha dormito poi molto bene la notte. Beh, lì io ho fatto un tentativo con l'amministrazione come siamo messi di allora adesso? E un tentativo, beh, avevamo fallito quel tentativo, adesso se ne stanno occupando altri. E credo che il problema ci sia, continui a esserci. Sono convinto del fatto che sia molto meglio per i fedeli di religione musulmana e per qualsiasi fedele di qualsiasi religione e anche per i cittadini milanesi che non ne vogliono sapere di queste cose, non avere persone che pregano negli scantinati ma in luoghi più aperti, belli, trasparenti. È una questione di diritti. Infatti per quello che chiedevo, sapete, di chi è
diciamo di qualsiasi religione, non trovi spazi adeguati, ed è una questione anche di sicurezza a proposito, perché mi fido di più di una cosa di questo genere, si può controllare anche meglio. C'è una legge regionale micidiale che è stata fatta per impedire il bando che Eh sì, avevamo ce l'abbiamo realizzato bene. noi, ed è stata purtroppo efficace perché a noi ci ha messo un enorme bastone tra le ruote, come tra l'altro le sentenze hanno dimostrato, perché poi lì ci sono state cause, insomma è stata una vicenda piuttosto travagliata. Sono convinto che una delle cose che risolveremo nel corso di questo mandato sarà quello di dare soluzioni più dignitose ai fedeli di tutte le religioni. Beh, sicuramente non ne sentiremo parlare durante la campagna elettorale. Questi Assolutamente. sono di quei temi che ho paura che non verrà trattato troppo dai nostri governanti regionali, ma insomma, appunto, è un discorso di diritti, quindi sono contento che comunque abbiamo voluto ricordarci appunto questa cosa che è veramente importante. Io davvero ringrazio tantissimo l'assessore Maiorino, è stato davvero gentile essere qui oggi con Grazie a noi. voi, davvero. Speriamo di incontrarci, Dai, ci e incontreremo complimenti per quello che sicuramente. fate, è sempre una bellissima esperienza la vostra. Grazie mille davvero, sono sempre ben accetti e sono Fanno piacere i contento, fanno molto complimenti, no? piacere i Sì, complimenti quando poi arrivano ok. da persone del comune, siamo ancora più contenti, diciamo. Grazie mille davvero e buona giornata. Ciao, Grazie anche a tutti arrivederci. voi che ci avete seguito. L'appuntamento oggi pomeriggio ore 18 con l'informazione di Milano News e poi domani mattina sempre alle 12.30 con Good Morning Milano, sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci e a presto.